passione. Sì, fa bene, guarda, è una persona fantastica. Guarda, però. Caro Dani, per organizzare questa serata, io e Dario ci siamo un po' messi in gioco, come avete capito, anche in maniera un po' scherzosa e irriverente, ma ci siamo messi in gioco perché volevamo creare una situazione un po' diversa, qualcosa di alternativo alle solite, appunto, banalità. Ed è per questo che abbiamo pensato di organizzare una serata per rendere omaggio alla donna, alla bellezza della donna. Però voglio dire, facendo qualcosa di più, perché voglio dire, non potevamo fare solo una cena appunto e basta, abbiamo pensato di rendere questo omaggio e guardare la bellezza della donna dal punto di vista dell'artista, ed è per questo che questa sera abbiamo pensato di invitare alcuni artisti importanti, tra i quali il maestro Luigi Voltolina. Poi abbiamo invitato anche il maestro sarà chiamato, vuol dire, a dire un po' la sua. Abbiamo invitato una scrittrice veneziana che purtroppo, voglio dire, non è con noi questa sera perché per impegni professionali è dovuta ritornare a New York, ma che l'avremo poi in collegamento via Skype. Abbiamo invitato due musicisti, voglio dire, di livello nazionale, perché abbiamo il maestro Boldini, al quale vorrei dedicare un grande applauso, e alla cantante Giordano. In più, special guest della serata, un grande, voglio dire, omaggio alla serata, con noi abbiamo questa sera anche una poetessa importante, famosa, la signora Nina Nasilli e il maestro Massimo Spignoli. Non è un maestro, è un poeta. Poeta e dunque, voglio dire, diciamo che noi abbiamo pensato appunto di fare una serata, una cena d'autore che voleva appunto coniugare un po' tutte queste cose, dedicare una serata alla donna nel giorno della festa della donna, come dicevo, in una maniera un po' meno banale del solito. Dunque io inizierei passando il microfono anche a Dario, perché è l'altro compare, amico di Merendi, con il quale abbiamo condiviso questa avventura. Però il primo applauso lo vorrei dedicare a tutte le donne presenti.
Scusa Sara, abbiamo capito che uno è quello imbecille, uno e l'altro? Camicia l'altro azzurra primo tavolo. Perché ti nascondi? No, perché ti nascondi? No, perché magari qualcuno pensa di essere... Li identifichiamo, giustamente. Grazie. Che cos'ha diverso questa rassegna? È, un modo diverso di celebrare le donne. Infatti, forse è un obiettivo che avrà un futuro nelle prossime edizioni e che... Scusate. E che si pone l'obiettivo sostanzialmente di celebrare la donna nel rievocando un po' quelle che sono state le personalità femminili importanti della storia, nel mondo dell'arte, della letteratura, dello sport, e affiancandole sostanzialmente a personalità femminili emergenti, locali, emergenti, freschi. Abbiamo invitato due musicisti, voglio dire, di livello nazionale, perché abbiamo il maestro Poldini, al quale vorrei dedicare un grande applauso, e la cantante Samantha Giordano. In più, special guest della serata, un grande, voglio dire, omaggio alla serata, con noi abbiamo questa sera anche una poetessa importante, famosa, la signora Nina Nasilli e il maestro. È l'immagine dell'artista che adesso tra un po' inviterò ad affiancarmi qua. Il quadro che vedete, o meglio l'immagine che vedete, è il quadro che vedete qui, la danza, ed è un'opera del maestro Luigi Voltolina. Bravo! Bravo! Venga qui, sì, mi faccia compagnia qui. Bravo! Lei qualcosa di quest'opera? Perché ha scelto quest'opera, Fatalità, poi per fare così da immagine a questa iniziativa? È una donna, e ci siamo, è una donna. No, mi fanno ridere. Allora. Ma li frustiamo. Scusate. Non li frustiamo. No, ma io lo ascolto. No. Beh, ma allora posso dire la donna, no? Dalla notte dei tempi, si può dire, è stata decantata, è stata proprio appaggiata di tanti artisti, da
dai rupestri, com'era? Allora, a un certo punto... I rupestri era proprio meraviglioso. Questa donna va, fa la spesa. Siamo dei tempi molto strani, perché una volta si diceva, i vecchi detti dei nostri vecchi, la donna non si batte neanche con un fiore. Adesso questo adagio qua non se lo ricorda più nessuno, allora, ne parte il ruolo adesso. Maestro, le faccio una domanda. Ma una cosa, lei deve essere rossa, per esempio. Tanto è vero che è un periodo adesso che ho questa fissa delle donne di colore, perché è anche difficile da dipingere, perché le donne con una pelle chiara, ecco, questo è un fatto da poter essere magari. No, se voglia di raccontarcelo volentieri, questa è una delle dinamiche. E lui così. È nato dinamico. Bene. Questa è la seconda opera che il maestro ha portato, e invece questa è Danza del 1993. Bene. Le faccio l'ultimissima domanda, maestro, poi la lascio accomodarsi. Che cosa le piace di più raffigurare di una donna? Che cos'è che le piace di più? Bella domanda. Ho cominciato, molto accademicamente, molto, cose molto figurative, e poi... Che è una blogger e neoscrittrice, e il secondo volume è Tasighe, della poetessa e pittrice Nina Nasilli, che invece abbiamo veramente il piacere di avere qua presente con noi, che dopo sicuramente ci intratterrà con qualche suo verso. E quindi, qualora voi vogliate acquistare un volume, sentitevi assolutamente liberi di farlo, manifestatevi e... Mi sembra di essere buono. Guarda che ti copia cameriera. No, il mio ultimo anno a New York, che, come detto prima, è possibile acquistare nel punto espositivo qui all'ingresso del ristorante. Scopriamola intanto insieme con un breve video. Si viene giudicati, almeno al primo impatto, perché poi quando si va al colloquio ovviamente conta tutto, però al primo impatto è tutto basato sulla esperienza lavorativa e sulle capacità, ecco, da dimostrare comunque. Quindi, vissuto da donna, questa è una cosa che a me piace molto. Si è sempre fatto, come dicevo, qualche cosa legato al senso della bellezza, che si trattasse di arte, che si trattasse della parola poetica, si è sempre ricercato il fondamento della bellezza. Io ho visto con piacere che il titolo della serata non è stato il classico omaggio alle donne, tra virgolette, ma l'omaggio alla bellezza delle donne. E questo mi sembra uno sguardo, un punto di vista del tutto fondante. Del resto, le donne sono il fondamento di tutto, non è un'affermazione banale o retorica da Bacio Perugina, ma è la fondante verità. La bellezza è la base della poesia stessa. Ci portiamo dietro secoli e secoli di poesia, ma senza andare molto molto indietro nei tempi, se guardiamo i nostri giganti, se guardiamo a partire da... Allora credo che il primo testo, prima ancora di ancorarci a ciò che parla della, a colui che parla della donna sempre come Dante,
possa essere soltanto questo. Sono testi noti, notissimi, qualcuno forse per voi un pochino meno, di autori sicuramente noti che ho voluto scegliere, ma che anche se già li ricordate o li avete nelle orecchie, in poesia, dedicato all'amore, e inteso per amore intendo appunto la concezione della bellezza dell'amore, della donna. Non sia mai che alle nozze di animi sinceri io ponga impedimenti. L'amore non è amore se muta quando scopre mutamenti o inclina allontanarsi se l'altro si allontana. O no, l'amore è un faro che resiste fermo, che guarda le tempeste e non è mai travolto. È la stella che guida ogni vascello errante e il suo valore è ignoto per quanto si misuri la sua altezza. L'amore non è lo zimbello del tempo, malgrado le rose e labbra e le guance ricadano nel giro di compasso della sua falce ricurva. L'amore non muta con le sue brevi ore e settimane, l'amore resiste fino alla soglia del giudizio. Se questo è un errore, e mi sarà provato, io non ho mai scritto e nessuno ha mai amato. In Dante abbiamo, gli dice con voce proprio imperativa: guardaci ben, ben son Beatrice, come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? E Dante dà l'immagine dell'uomo di fronte alla bellezza che ha appena visto. Il mio occhio scende giù al sesso dell'amata, ci guardiamo, ci diciamo cose oscure, ci amiamo l'un l'altra come papavero e memoria, dormiamo come vino nelle conchiglie, come il mare nel raggio insanguinato della luna. Stiamo abbracciati alla finestra, dalla strada ci guardano, è tempo che si sappia, è tempo che il sasso consenta di fiorire. L'occasione, ecco, Dario e Damiano, loro per tutti, ecco, per questa occasione che avete dato, Damiano, anche di ascoltare cose molto belle, di partecipare proprio della bellezza. Io vado un po' così, nel senso che ho avuto modo di sentire delle suggestioni, tenerezza, dolcezza, rispetto, coraggio, parlando delle donne. E ho sentito Samantha che celebrava attraverso Bob Marley, la musica di Bob Marley, una madre. E questo è un libro dove la presenza femminile è importante, perché è un libro intanto nella lingua dialettale, quindi nella lingua del materno. Ci sono, immaginate, tutte le nostre madri, le nonne, le cucine in cui si chiacchierava da bambini, quindi la presenza femminile c'è, ed è, credo, un libro che ha come, se volessi sintetizzarlo in una parola sola, e lo sto dicendo perché nella dedica di uno dei libri già firmati questa parola compare. La parola chiave è il morbin, ecco, è il morbin de vivere, ecco, questa è la cifra secondo cui bisognerebbe leggere queste righe. Allora io intanto vi leggo proprio a Dario, perché sappiamo, e a Damiano. Chi è il morbin, secondo me, sì. Una volta... No, quello non passa mai, comunque. Thanos. Sto morbin de vivere, cosa alga da essere? Ma cosa seo, sto ciaretto, che ne piace così tanto, che non ne par mai ora da morire? Ecco, questo è il tema che informa un po' tutta la poesia contemporanea.
visto che è il suo compleanno. Sì. I pareva Menono e Menona. I pareva Menono e Menona il giorno di Pasqua. Lui, quieto, che ne veniva incontro per la strada col passo seren che il gaveva anche per andare a catare i suoi amici al borsa. Ea, tutta spasemà, coi pressi ad non abusare il coneglio in teccia finché rancurava due foglie di seda in volta. Non devi ridere. E il fagian, e assobea cresta da galeo in testa, e una strichetta bianca attorno al collo che pareva un nobile e col coetto appena. Un fagian, una fagiana. E in mezzo un merlo nero, che poi era che il vedovo candeseva saina, e a sera già davanti è accesa con la bicicletta in man per la prima corona, e portar che poi il pandeccio ai poeretti per far che fare a sciuppetta col latte. Se solo se potesse mettersi in scarsea, sto teporin dolce, che non sa ancora gli sta, e poi ascoltare gli oseini chi si accanta. Nocciolo primo, no, 0,8. Però sì, da 30 anni vivo a Padova, quindi effettivamente ci sta. Ghisanca fia del ciusotto. De Drie del Bancon, questo ha a che fare col mistero delle donne. Ecco, De Drie del Bancon, fora che c'era un vento già sa, che c'era anni che non subiava così forte, e aveva doci grandi, grandi, slonga sugli angoli, co fai regine o streghe in ti cartoni animati. De quel verde spanio in sul seto che si vede anche in tel debrio de certe foglie, co che esedrio spingere per far nassere i soppometti. E sua schiena do scapo e in fora, che pareva due ete in caturie e indurie da un freddo differente. E il petto carenà in drento fin sconto quasi, da che do spae fin massa larghe e dritte per essere una femmina. E una pansina appena appena in fora, triste come a sua bocca, e il maion colore de una tortora morta, come quello de a suo pè, fora che il rosso dei dei e de tutte i man. Se sta qua e aveva da essere a femmina, da far star contenti gli uomini al caffè, a posto, per carità. Eppure, a furia da guardarsi e da pensar che su, anche a casa, si è ansiosa che a sera ea, i mattoni chi sera iori. Pa che il silenzio che noi sera abituà, pian pianetto, più di uno, e che aveva scominciato a perdersi, dirò che il mistero che è sempre una donna, ma certe volte di più, e ad anarsi, e volerla più dell'acqua e del vino. Chi do seti in croce, chi do oci che se non fosse sta buona e sarebbe stato oci cattivi, e che il maion si in massa giusto un fiaccio c'ha, ma che non gesera tete o cui chi potesse sciodare da che teste il ciodo dea,
che nessun sapeva con chi che dormiva, a chi che rideva, se piangeva de notte in due, e tutti voleva pensarsi a tutta sua. Pensati come chi gesare sta che a mattina, che invece non gli aveva più catà de dire del bancò, e che era al suo posto do cinesini, Maria e moglie, ad arga il caffè a tutti. Senti, te dico da bon, e che ne ha fatto una malattia. E gli dice, ma non sarà vero, che uno si è anche morto dal dispiacere. Ma vai, non può essere stato a quello, e sarà sta solo un poro, ma è del cuore. Inconarsi di scroade e poi star mai da morire e piangere do di de pentimento, a giurarsi davanti allo specchio non fasso più che Dio mi maledisse se fasso ancora, e invece, appena sgurade tutto, tornare in punta di pie davanti alla credenza della cioccolata, drento il pensiero che a snaso solo una sciantina e poi la metto via. E invece, prima col naso, poi col deo, e poi col corteo, tutto ben bea, e una volta, e due, e tre, che tanto de calcosa sega pur da morire, ecco, ti che sia stessa roba, un vaso pieno di cioccolata, e voglia dirte che non ne mangerò più, ma è massa buona, massa. Forse che ho da dirgli a mia madre che non gliene crompa più. Ci ha decantato tutti questi nomi famosi, ci ha letto un sacco di cose belle. Lui ne ha una in tasca, ma gli diamo pochi minuti, perché invece di fare delle cose belle, di parlare bene delle donne, avrebbe qualcosa da ridire. È un po' come una replica, Maurizio, esattamente. Una replica, ma certo! Allora, ci può per favore, Scrignoli, raccontare invece la verità su come stanno le cose? Rispetto di Dio, della sua croce, a rosicchiarti l'ossa. Io sarò quel rimorso. Io te cercando entro la notte cupa, l'amia che fugge il dì, verrò latrando come latra una lupa. Io con quest'unghie scaverò la terra per te fatta letame, e il turpe legno schioderò che serra la tua carogna. Un periodo di fatica che avevano bisogno di essere sostenute e hanno trovato in questa struttura un rifugio, un ambiente caldo, caloroso, familiare, dove poter fermarsi, poter parlare, poter guardarsi intorno,
ricaricare le batterie e magari andare via con un po' di sorriso sulle labbra e con la visione di un futuro più, più roseo. Ecco, io vi ringrazio a nome di loro e anche questa offerta, piccola o grande che sia, per noi è importante. È importante perché, primo, è una boccata di ossigeno. Abbiamo bisogno di soldi per andare avanti perché viviamo di carità e di offerte. Ma soprattutto è un momento di cioè ci sentiamo sostenuti, capite? Facendo quello che facciamo noi moltissime volte ci si sente soli. Sembra quasi di essere ignorati da tutti e di non sapere, che nessuno sappia quello che stai facendo. Questo è un momento di speranza che ci fa sentire sostenuti e ci dà la voglia di andare avanti. Grazie, grazie a tutti.